Continuiamo quindi con tutto il percorso dedicato alle mostre, ma prima vorrei mandare i saluti alla dottoressa Turchetti, che non è neppure intervenire direttamente, ma ci ha mandato questo messaggio. Buongiorno, purtroppo oggi non posso essere presente perché le giornate europee del patrimonio sono giornate intensissime di eventi culturali legati al nostro patrimonio culturale che impegnano musei e aree archeologiche, istituti di cultura nazionale e non con una full immersion e quindi diventa difficilissimo non solo organizzare le proprie iniziative ma essere presente, ahimè, a quelle organizzate anche quando molto importanti dai colleghi. Volevo però portarvi il saluto dell'istituzione che rappresento, la Direzione Regionale Musei della Toscana, l'Area Archeologica Nazionale di Roselle, e quindi saluto l'amministrazione comunale, i colleghi della SABAP e dell'università che partecipano oggi ad una giornata molto importante per il MAM che celebra i suoi 160 anni, un buon compleanno indubbiamente. L'istituzione che rappresento svolge un ruolo soprattutto legato alla valorizzazione e quindi tesa a promuovere ogni forma di sinergia che contribuisca alla valorizzazione in toto del territorio e permetta alle istituzioni culturali di diventare anche strumento e volano di sviluppo non solo culturale ma anche sociale, economico e turistico. In questo senso, l'istituzione che rappresento sarà sempre vicina alle istituzioni comunali e ad ogni altra istituzione territoriale che voglia contribuire insieme, congiuntamente con progetti di sviluppo comune, alla valorizzazione in toto di ogni territorio. Ci sono anche motivi di carattere personale e anche considerazioni di ordine storico e archeologico che vedono le nostre istituzioni profondamente legate. Non dimentichiamo che l'area archeologica di Roselle è quello che resta di una città antica che sorgeva prima della nascita di Grosseto e i cui materiali scavati dalla soprintendenza, dall'allora soprintendenza archeologica, per a questo punto quasi 100 anni, sono esposti in modo ordinato e assolutamente comprensibile e piacevole al MAM. Due istituzioni dunque che non solo per la storia ma anche per la comune presenza di interessi e obiettivi legati al territorio non possono che collaborare e questa collaborazione è stata posta in essere sia con la precedente direttrice ma anche con la nuova direttrice del MAN, Chiara Valdambrini. Io non posso che augurare buon compleanno al MAM, convinta e certa che la collaborazione con l'area archeologica di Roselle e con la Direzione Regionale Musei della Toscana sarà lunga e proficua. Ha già visto tante iniziative comuni, altre ne vedrà nel prossimo futuro e quindi di nuovo buoni festeggiamenti e complimenti perché vedere una città tutta che si unisce intorno al suo museo per festeggiare questo traguardo vuol dire una città che riconosce nel proprio patrimonio culturale il suo valore identitario e proprio in questi giorni la Convenzione di Faro, ratificata dal governo italiano, è una nostra speranza in più, è una nostra certezza per continuare a lavorare proficuamente in questa direzione. Quindi buon lavoro a tutti e di nuovo buon compleanno al MAM. Grazie Chiara Valdambrini, Diazze, Comune di Grosseto e alle prossime occasioni di collaborazione. Bene, si è sentito poco, però spero che insomma, il messaggio sia comunque arrivato, quindi inviterei il prossimo relatore che sarà Maria Grazia che ci parlerà di un'altra mostra già nominata anche da Mauro Papa, di cui vedete qui il volume. Abbiamo cercato un po' di riportare anche attraverso le pubblicazioni, poi il percorso che il MAM ha fatto, e quindi ci parlerà della mostra Signori di Maremma, dell'esperienza di Signori di Maremma. Ma Mauro ha già parlato di quello che è stata l'esperienza delle mostre Luzzetti. La mostra Signori di Maremma nasce in un modo un po' strano, nel senso che nel 2009 era prevista un'altra mostra, ma Gianfranco Luzzetti non stava bene. E quindi ebbe un'idea, dice facciamo una mostra sugli Etruschi.
Sfortunatamente non stavo bene neanche io. Intervenne perciò l'amministrazione comunale, si rivolse a Simona Raffanelli, anzi a tutta la famiglia Raffanelli, perché il padre e la sorella di Simona sono architetti, che impostarono questa mostra. Io poi potei rientrare e quindi poi allestimmo la mostra tutti insieme. Signori Maremma è stata un momento importante nella storia del museo perché è stata la mostra di maggiore successo di tutti i tempi della storia del museo. Nel senso che da una media di 15.000 visitatori, che era la media del tempo, noi arrivammo con Signori di Maremma, se non sbaglio, a 22.000. Quindi una cifra che non è mai più stata toccata. Purtroppo questa esperienza non è continuata, nel senso che in realtà ci eravamo anche creati un pubblico, anche perché avevamo un media partner piuttosto importante, che era la rivista Archeo. Insomma, girava, c'era gente che è venuta a Grosseto apposta per vedere la mostra. Ma l'amministrazione negli anni successivi non volle più ripetere questa esperienza. Della mostra ci resta il catalogo e ci resta, questo era l'invito, e ci restano anche le fotografie dell'allestimento, fotografie che ha fatto Carlo Bonazza e che ci permettono di rivivere almeno un po' l'atmosfera di quella mostra che era estremamente coinvolgente. Le mostre sono delle cose effimere, in realtà se non le fotografiamo, se non le documentiamo dopo qualche anno c'è da sperare che ci sia un catalogo, ma per il resto la mostra in sé scompare. Noi possiamo invece ripercorrere almeno in parte questa mostra. Questo era l'ingresso con la famosa pianta dell'ortelio per terra, capovolta in modo tale che il mare andasse a finire contro il mare di queste grandi fotografie caratterizzavano l'ingresso del museo. Quindi c'era il mare, c'erano i cavalli, dall'altra parte c'era un'area umida con gli uccelli in volo e poi questa lunghissima panoramica di campagna maremmana che quindi dava l'idea di che cosa fosse il territorio di cui si andavano a vedere i reperti. Scusate, ho sbagliato. E poi si entrava nelle stanze. Le stanze erano ordinate sia in senso topografico sia in senso tematico. Per cui qui ad esempio abbiamo la stanza in cui c'erano Poggiobuco, Pitigliano, l'area del Fiora, ma c'era anche Roselle. C'era anche Marsiliana, di cui erano esposti alcuni pezzi straordinari. Qui vediamo appunto una delle vetrine di Marsiliana con il Circolo degli Avori, che sono questi reperti qui sotto, e poi la piccola figurina di Dea dal Circolo della Fibula, se non mi sbaglio, sempre d'Avorio, un pezzo assolutamente straordinario e unico. Ma anche fra le cose dell'area del Tufo c'erano dei pezzi molto che colpivano, come questi due cavalieri sul coperchio di un vaso, probabilmente con un gesto di compianto funebre, quindi probabilmente un vaso di destinazione funeraria. E poi la famosa urna del duce, o come poi ci ha spiegato nella mostra che fece qualche anno prima, mi sembra, Simona Raffanelli, di Raku Kakanas.
Qui vediamo una vetrina di roselle con il d'olio iscritto e qui vediamo Populonia. Quindi c'erano un po' tutte, si chiamava Signori di Maremma perché erano rappresentate tutti i siti più importanti dal punto di vista archeologico della Maremma. Qui vediamo la tomba dei Flabelli di Populonia. C'erano poi appunto all'interno di questi contesti, poi venivano estrapolati dei temi, come ad esempio doveva essere qui, non c'è, il banchetto, e qui abbiamo il cinerario di Montescudaio e altre cose, e la toeletta sempre appunto con gli oggetti di riferimento. La cosa che vedete in queste fotografie, che sono appunto una documentazione molto fedele di quello che era la mostra, vedete che la mostra coinvolgeva l'intera struttura, cioè non c'era nessuna parte delle sale che fosse visibile. Questo arrivava al massimo grado nella stanza di destra, cioè la stanza che attualmente è la stanza delle esposizioni temporanee, dove il teatro della guerra che è un tema fortissimo nella storia dell'aristocrazia etrusca, era veramente, cioè sembrava di entrare in un bosco, come vedete, e all'interno di questo bosco c'erano questi inquietanti guerrieri di plexiglass con gli oggetti originali, le armature, gli elmi originali. Quindi una mostra che ha in un certo senso lasciato il segno. La soprintendenza archeologica ebbe l'idea, visto che la mostra era così bella, di poi, quando noi la chiudemmo, di riallestirla a Firenze. Quello che a me dispiacque allora e mi dispiace ancora adesso è che un'occasione così importante, che aveva creato un pubblico che aveva scoperto il museo, non ha avuto poi un seguito. Io avevo fatto anche il progetto per la mostra dell'anno dopo, ma appunto è rimasto un progetto. Grazie.